innanzitutto sì, ci sono delle zucche di Halloween su di me. Mi rendo conto che è un po' presto, però non è mai troppo presto per decorare la propria stanza. Ciao a tutti e bentornati su MTV. Nel video di oggi vi mostro la mia morning routine infrasettimanale per il periodo autunnale, cioè il periodo in cui purtroppo devo andare a scuola, e quindi la mia morning routine è parecchio diversa da quella serena e rilassata che ho caricato quest'estate. Nonostante tutto, la mattina per me è sempre un momento molto speciale, perché ci tengo molto a poter fare tutto con calma, perché se mi sveglio in ritardo e devo correre a scuola io mi sento davvero male, quindi preferisco alzarmi un po' prima piuttosto che fare tutto di corsa, quindi alla fine riesce più o meno a essere abbastanza rilassata comunque. Ma mi ci è voluto molto tempo per affinare la mia tecnica, per prepararmi il più in fretta possibile. Buona visione! Ah, che meraviglia dormire comodi al calduccio sotto le coperte, senza nessun problema a cui pensare. Cos'è? No. No, mi rifiuto di alzarmi, si sta troppo bene, no. Ma oggi è lunedì, devo andare a scuola, ho anche un'interrogazione, oh mio Dio, no. Oh mio Dio, ho sognato che era ancora estate. Ho capito, non c'è niente da fare, mi tocca alzarmi. Sì. La mia mattina inizia più o meno sempre così. La prima cosa che faccio, dopo essermi arresa all'inevitabilità del risveglio, è forzarmi ad alzarmi in piedi per raggiungere la sveglia, che ho piazzato lontano dal mio letto, apposta perché altrimenti continuavo a metterla in ripetizione e mi svegliavo con un'ora di ritardo. A questo punto rifaccio il letto, perché se c'è una cosa che non sopporto è quando la mia stanza è disordinata. E prendiamoci un secondo di tempo per ammirare il meraviglioso pigiama che mi ha regalato mia cugina. A questo punto, come una leggerissima farfalla, mi dirigo verso il bagno. No, no, di solito da più o meno così. Sì, questo è decisamente più realistico. Nel tentativo disperato di svegliarmi, finalmente, la cosa che faccio di solito è lavarmi il viso con dell'acqua gelida. Ovviamente non può mancare il lavaggio delle mie ferocissime zanne. A questo punto mi dirigo verso la cucina, verso l'unica cosa che può convincermi a uscire dal letto, la colazione. Ma purtroppo di solito deve aspettare, perché il mio amatissimo gatto Sissi purtroppo ha più fame di me a quanto pare, e quindi non mi lascia in pace finché non le do il suo cibo. E non appena finito mi tormenta di nuovo finché non lascio uscire la belva in balcone. La mia colazione in realtà non è quasi mai la stessa, ma di solito preparo un paio di fette di pane toast con Nutella, marmellata o miele, e lavo un po' di frutta, che può variare da lamponi, mirtilli, uva, kiwi, insomma, qualsiasi cosa in cucina, più o meno. E non può mancare il caffè o cappuccino o latte macchiato, qualsiasi cosa, basta che ci sia della caffeina, perché sono terribilmente caffeinomane. Di solito mi prendo questo tempo della colazione per guardare un po' di video su YouTube, rilassarmi un attimo, e ultimamente ho preso l'abitudine di controllare ogni mattina il meteo e le notizie in prima pagina online ogni mattina. Ovviamente sarà banale, ma non posso non controllare i miei social network preferiti. Tra l'altro, se volete seguirmi, trovate il link qui sotto nell'info box. A questo punto sparecchio e passo al trucco. Durante il periodo scolastico manca decisamente la voglia e il tempo di fare qualcosa di molto elaborato, quindi mi concentro soprattutto sulla mia base e creo un trucco occhi molto fresco e naturale. Passando ai capelli, mi spazzolo la mia chioma leonina, che la mattina è sempre completamente fuori controllo. E a seconda del giorno li tengo raccolti, li lascio naturali, insomma, dipende molto, però oggi li ho arricciati col mio arricciacapelli.
Per risparmiare tempo per prepararmi la mattina, di solito tendo a cercare di fare più cose possibili la sera prima. Infatti, quando non sono sbadata e mi dimentico, faccio lo zaino la sera prima e programmando gli outfit da indossare un paio di giorni prima, grazie a questi cartellini colorati che li distinguono e mi permettono di ricordarmeli, risparmiando così tantissimo tempo la mattina. E in più, quando non so già cosa indossare, la mattina di fretta finisco per andare nel pallone e mi vesto con un sacco della spazzatura in testa. Quindi così è sicuramente meglio. Prima di uscire dalla porta a questo punto non mi resta altro che preparare una merenda da portarmi a scuola. E visto che se non porto niente con me finisco per mangiare le schifezze, più schifezze, mi impegno sempre a portare qualcosa di più sano possibile, come una mela, dei cracker o una barretta energetica. E non per vantarmi, ma quanto è figo questo contenitore per la merenda, cioè... A questo punto non mi resta altro da fare se non infilarmi la giacca e prendere il mio zaino. Ma... già, ogni volta scopro di essere in ritardo e quindi mi tocca correre giù per le scale a una velocità supersonica e non servirà a niente perché arrivo in ritardo comunque. Però sogna Emma, sogna! Direi proprio che questo è tutto per la mia morning routine. Mi avvio adesso verso la scuola e niente, questo è l'outfit che ho scelto di indossare oggi. E ci tenevo anche tantissimo, prima di concludere il video, a salutare una ragazza che si chiama Charlotte e volevo ringraziarla tantissimo perché non l'ho mai vista, credo, è l'amica di una mia amica e questa mia amica mi ha detto che segue sempre i miei video, mi ammira molto e questa cosa davvero significa il mondo per me, spero di poterla incontrare per darle un grosso abbraccio, ma intanto finché questo non è possibile le mando un bacione gigantesco virtuale. Ovviamente saluto anche tutti i miei altri iscritti, voglio davvero tanto tanto bene a ognuno di voi. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e iscrivetevi al canale. Spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video. Sba! C'è troppa gente, la verità è che c'è troppa praticamente, gente. Esatto. Praticamente le foglie. Parliamone. Non ne parli mai di questo problema. Dinamismo. Della vergogna che no. Si prova. È un certo dinamismo. Sì. Senso di...